Ed eccoci qui, ragazzi, eccoci qui, bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube. Invito loro, come sempre, a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni, dalle 21 alle ore 23, ragazzi, dalle 21 alle ore 23, quindi venite in chat. Poi vabbè, ci sono anche dirette extra come capita, quindi vi consiglio anche di seguirci sul canale Telegram, che potete trovare cercando Chiocciola AntiHackTV. In modo tale da non perdervi nulla, assolutamente nulla. E oggi continuiamo Scarlet Nexus. No, ho sbagliato, quello sotto è più tardi. Ok. Ciao, Good. Vabbè, dai, Keira. Che se no poi si offende. Ciao, Triss, come state? Come state? Sì, infatti ho detto che era, va bene, mamma mia, che pesantezza, mamma mia. Allora, qua abbiamo fatto tutto, dovevamo dormire praticamente. Ma che cavolo è che non vedo bene? Ciao, anche tutto bene, tu come stai? Che ci dici di bello? Di bello niente, perché non succede mai niente di bello, quindi. A te tutto bene? Ah, vero, la caviglia come stai, Tris? Ancora un po' acciaccata? Ma è una gioia. No, nessuna gioia a me. Cioè, lo sai benissimo. Nessuna gioia. Non esistono le gioie. Ne esistono. Ho sprecato tutte le fortune ormai. Qua non dobbiamo fare niente. Dobbiamo solo andare avanti, mi sa. So. Ti piacciono i disegni? Di questo gioco, i disegni di questo gioco comunque sono molto belli. No, è bello questo, guarda. Se ne va a pallapiede, numero. No, cazzo, cazzo. No, si è incastrato. Dai, che ce la fai. Scastrati. No, ma non è possibile. Non è possibile. Cioè, infatti, le ali che mi bloccano, mi sa. Sì, non ho messo le ali. Ho tolto la coda e ci ho messo le ali. È perché mi piacevano orecchie da gatto. Non ho capito. C'hai qualcosa contro le mie orecchie da gatto? Le dovevo fare gialle in realtà. Però va bene, dai, va bene anche rosse. Comunque che sono rosse e nere. Ci ho messo pure queste cose sulle spalle qua, come cavolo si chiamano, le piume di qualcosa. Tra l'altro trapassano i capelli, vabbè. Certo, le metto anche in posa. Buonasera Pimpi, buonasera. Ti devo far vedere, sei tu che hai. Cioè. Già iniziato, a me ora è arrivato il messaggio. Ah sì, vabbè. No, il messaggio ti doveva arrivare più di 10 minuti fa, in realtà. Precisamente 19 minuti fa. Però vabbè. A una certa età si va più lenti e roba varia, però vabbè. Dettagli. Oggi è stato estremamente puntuale. Io sono sempre puntuale. Anche perché senza di me non iniziate, quindi cioè, non è che. Siamo qui a pettinare le bambole. Iniziamo? Che tanto mi toccherà leggere un bel po'. Nei tuoi più fervidi sogni. Lo ha portato con la forza. Ok,
chi è che mi ha portato con la. Cosa ho portato con la forza? Ma la forza. Che forza? Dopo in birra a questi. Ah, nel senso lo hai portato con la forza? Ah. Come se fosse possibile. Come se fosse mai possibile una cosa del genere. Sì, ma io so. Vabbè. Andiamo, dai. Vuoi riposare sul divano? Certo che voglio riposare sul divano. Anche se a letto forse era meglio. Ho finalmente una risposta al generale maggiore Fubuki. Kaito, in effetti, qual è attualmente la posizione di mio fratello? È ancora il direttore in carica, ma la maggior parte dei suoi poteri sono stati trasferiti e nessuno lo vede molto ultimamente. Scommetto che il governo gli addosserà tutte le colpe per poi scaricarlo senza pietà. Ah, vero che Fubuki là è andato dai capitani. Finché ci aiuterà andrà bene così. Avanti, andiamo alla tomba dei Sumeraghi. Ah, che dovevamo andare nella tomba perché c'era qualcosa là sotto. Sappiamo che pesi assai, ma a volte. In che senso? No, Pimpi, gli sarà venuta la voglia di sorprenderci. Ora manca solo una nuova volante. Ieri mi sono addormentato durante la diretta, ma che brutta persona che sei. Che brutta persona che sei. Sì, Tris, tu non coprirla, è una bruttissima persona. Kaito. Siete arrivati finalmente. Volete entrare nella tomba dei Sumeraghi, giusto? Eh sì, se ci fa entrare, sì. Esatto. Per poter chiudere il portale Kunad dobbiamo controllare una cosa all'interno della tomba, cioè una cosa. Se Karen si trova lì davvero, se si trova davvero lì dentro, significa che la chiave per chiudere. Sì. Non solo è tutto circostanziale, ma non sembra nemmeno molto credibile. È davvero su questo che vuoi puntare tutto? Ma che ci cambia farci entrare nella tomba? Perché fai tante tarantelle? Perché? Molto bene, se davvero riuscirai a salvare il nome, la cosa avrà un effetto positivo sul nome di Sumeragi. Conta solo questo. Hanabi, non importa cosa dica, basta che ci aiuti. Ho disattivato le misure di sicurezza sull'ingresso. Ora chiudi il portale Kunad. Cioè, perché questo ce l'ha con noi comunque? Ho sentito che hai fermato il piano di Togetsu. Sei riuscito a vendicarla, hai fatto quello che avevo intenzione di fare io. Allora sapevi della morte di nostra madre? Io e papà avevamo giurato di distruggere Togetsu un giorno. Non è così che me l'ero immaginato, ma a quanto pare il nostro desiderio è stato esaurito. Esaurito, esaudito. Vai, fa ciò che devi. E questo è il sentiero che hai scelto. No, in realtà no. Se è capitato, non ho scelto nulla. Cioè, che poi tra l'altro non sono io, Yuito. Che cazzo me ne frega di Yuito? Io sono la tizia. Deve essere questo il luogo in cui riposa Yakumo Yusumeragi. Avanti, scopriamo se la nostra teoria era esatta, se si tratta davvero dell'ex generale maggiore venuto dal futuro. Cioè, avete finito di insultarmi? Cioè. Cioè, come? Si è capitato pure a te, Tris? Mamma mia, cioè. Vabbè. 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 スメラギ寮の中ってこんな
Allora è fatta così la tomba dei Sumerali. Pensavo avesse un aspetto più cubo, d'altronde è una tomba. Beh, niente male, Yakumo. Dovremmo scendere, ma poi questi discorsi senza senso. Quelle scale scendono in profondità, non sembrano esserci pericoli in vista. Eh sì, buttiamoci giù, dai, che ce ne frega. Usiamole, non vedo altri modi per scendere. Ah. Ok, insultate sempre. Ah, bene, ricorderò. Ricorderò. No, non posso manco buttarmi nell'acqua. Ricordi? Ti è migliorata la memoria? Sì, a volte mi ricordo. Va bene, allora, ma quindi possiamo andare a destra o a sinistra? È differente, si fa sempre più anziano. Io non sono anziano, io. Ma che cavolo. Dove stiamo? Posso anche buttare giù. Questa è una tomba, praticamente. E c'è pure l'acqua. Cioè, perde pure qualche tubatura rotta. Qua dove dobbiamo andare? Vediamo un po' se. Non c'è niente. Che poi parli tu di anzianità, Keira, parli tu, cioè. Di che vogliamo parlare? Salvataggio in corso. Bel lavoro, sono quasi sicuro che abbiate raggiunto il piano più basso. Ce l'abbiamo fatta finalmente, pare che da qui si possa andare in una sola direzione. C'è uno spazio molto ampio più avanti, probabilmente è il luogo in cui dorme Yakumo. Immagino che basti proseguire a questo punto. Temevo che avremmo trovato uno di quei labirinti fatti apposta per tenere alla larga. Boh. Occhi aperti. Il fatto che non sia ancora successo niente non significa che. Wow, questo non l'ha manco detto! Ho appena avvertito qualcosa dentro al mio cervello. Cosa? Non ho sentito niente. Che succede? Che sta succedendo? Sto perdendo il segnale. Appena ha parlato quello. Cioè, per favore, fatelo stare zitto a quello la prossima volta. Cos'è questo posto? Posto. È il quartier generale della FSA di su? Come siamo finiti qui? O forse siamo caduti in una specie di trappola teletrasportatrice? Ma che nome è? Mantieni la calma e guardati bene intorno, c'è qualcosa che non va. La città mi sembra un po' strana. Cioè, guarda questo come l'abbiamo combinato, dai. Cioè, come faccio a leggere quello che dice questo? Cioè, è ridicolo. È senza dubbio una possibilità, potrebbe avere a che fare con quell'interferenza cerebrale. Magari è una contromisura per confondere gli intrusi. Oh. Cosa? Estranei. È proprio quello che è successo quando siamo stati al crono terminale. Siete pronti a combattere? È
combattiamo. Allora, io però ho bisogno di cambiare queste cose qui. Perché non c'ho questo qua? Ma perché mi ha cambiato tutto? Io non voglio questo. Voglio... Dove sta questo? Ok, poi devo fare il sasso. Devo fare questa sull'1, va bene, mi devo portare questa sul 2. Dove sta? Eccola. Perché non si è cambiato? Trasporto no, invisibilità no, ipervelocità. Ok. Ah, perché c'era due volte. Ah, ok, indietro. Dai! Ma che stronzi che siete! Martellata, soffio. Consumato SG, ma non è fattibile, non sono nella merda poi. Sta calmo. Stai calmo, stai molto calmo. Allora, 3, 5. Abbiamo eliminato tutti gli estranei a quanto pare, ma la situazione non è migliorata. Non riusciamo neanche a contattare Haruka e Wataru. Dovremmo... Karen. Da oggi Alice Ikiko è un membro ufficiale. Ah, questo siamo... Questo, chi è Alice? Alice, Alice. È chiamata Alice, giusto? O Alice? A quanto pare abbiamo anche una missione per il nostro plotone. Vi mostrerò chi tra noi è la vera star. Spero solo che l'eccesso di entusiasmo della nuova recluta non la porti a fare qualcosa di avventato. Oh, davvero? Sai, ho sentito che qualcuno è stato redarguito per aver disobbedito agli ordini. Fubuki. Avanti, era la tua 50ª nota di biasimo, un traguardo notevole. Come potevo non condividerlo? Dicono che sei a un passo del diventare Septentrion, Karen. Ma direi che hai dei problemi con i tuoi superiori. Non ho intenzione di seguire ordini che non condivido, addirittura. È proprio da te. Oh, immagino che significhi che dovrai scalare i ranghi della FSI. Mi sembra un po' troppo, non mi interessa prendermi cura delle persone più deboli di me. Può occuparsene Fubuki. Ottimamente. Ottimo. Dici così, ma alla fine ti preoccupi sempre per i tuoi amici. Sei molto più premuroso di me. Penso che tu sia più adatto di me a comandare. In realtà, credo che tu abbia davvero messo gli occhi su quella posizione. Smettila di nasconderlo. Tu hai puntato alla vetta fin dall'inizio. Sì, litigate per chi ha puntato alla vetta, dai, sì. Ma sentitevi, prendete i due gradi più alti e siete a posto, giustamente. È un'ottima idea. Se prendiamo il controllo dell'organizzazione la dividiamo in diversi reggimenti.
Finiscila con quella risata inquietante. Non preoccuparti, non faccio così davanti agli altri. Credimi, ti troveresti molto meglio nella vita se imparassi ad avere una. Me l'ha fatta leggere. Non avete mai una maschera. È una delle qualità migliori di Karen. Anche se non ti farebbe male averne una per non farti riguardire. Vabbè. Ce la farò prima o poi. Cos'erano quelle immagini? Ma quindi questa è la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice la chiama. La zia Alice, tra l'altro, dice. Oh, giusto, era proprio nostra zia. Quei tre erano amici d'infanzia. Quanti ricordi? È curioso, non ricordavo che allora Karen avesse i capelli di quel colore. Ora sono completamente diversi da quelli di Luca. È vero, è un fenomeno piuttosto raro, deve avere a che fare con i poteri di mio fratello. Come una certa persona che è diventata rossa praticamente. E sta molto molto meglio, tra l'altro. Se quello era un campo neurale, sarebbe ragionevole pensare che fosse influenzato dai ricordi e dalle emozioni. Non so bene cosa fosse, ma penso che prima dovremmo pensare a come uscire da qui. Sì, ma perché stiamo facendo questi discorsi? Tu hai un debole per le rosse, è ovvio che dici così. Vabbè, una certa persona qua dentro è diventata rossa, quindi. Sempre meglio. Anche se non risponde. Ah, ecco. Per sua iniziativa. Beh, sì, beh, credo di sì. Amici, amici. No. Ma perché non riesco a fare niente? Allora, tre. Cioè, non l'ha colpito. Ha fatto la B inutilmente. Vabbè, sta pure questo che ci sputa addosso, dai. Ma che schifo. Che schifo. Allora facciamo tre. Perché non la prendo? Sì. Oh, non gli ho fatto niente a questo. Ma stiamo scherzando. Sembrerebbe che gli faccio più danno. Eccolo lì che viene a mordere me. E non lo so, Stoppa! Cazzo! No. G. Ma G perché non me la dà più? Perché me la dà solo a volte sta G? No, ecco, l'ho bruciato. Ho 3, facciamo 4, 4. Oppure la G. No. L'ho preso? L'ho preso.
Quindi ora col fuoco gli dovrei fare più danno. Stronzo che va sempre. Dai che sei morto ormai. Boom, è esploso tutto. Esploso tutto. Di che state parlando? Pensavo fosse qualche strano pegno dei tuoi. Che strano pegno? No, l'impero biondo ha deciso di donare castana. Ma era castana, sta diventando rossa praticamente. Come i capelli mezzi castani rossicci. Tu che colore sei naturale, castana cenere. Quindi più sul chiaro. Ma il parrucchiere mi ha detto che il mio capello ha un sacco di pigmento rosso. Infatti il mio è un castano dorato. Madala lì. Castani riflessi biondini oro. Non so, provo a vedere le tue foto. Diciamo un castano diverso. No, ma in realtà il castano porta molto al rosso comunque. E comunque, a parte tutto, stai bene così, quindi è inutile che cambi. Lasciateli così i capelli. Allora, vediamo un po'. Cosa non hai sentito? Che stai bene con i capelli rossi. Non cambiarli. Mi sembra di aver detto questo. Che fai sta faccina? Allora, vediamo un po' se devo comprare qualcosa. Devo comprare quella media che ne ho tre. Compriamo altre tre. Allora, salva. Cioè, poi non ho capito, Pimpi. Cioè, io. Cioè, è un pegno che doveva fare Alessia. Non ho capito. Cioè. Non so se il fuoco, ma sto giro ha fatto veramente molto danno. No, era già morta. Abbiamo dato troppo danno. No, i rubinetti, questi che. Madonna, mica che macello. Ma perché non corre? Ah, perché sono. Allora, 3, 4. Non gli tolgo niente. Non gli tolgo niente. Allora uno. Due. No. No, sono fulminato. Dai, giusto ora si è fulminato. Dai, rialzi. Niente, oh. Ok, uno l'ho ucciso. Andiamo sull'altro. Ora facciamo tre. Ah, diventa pure invisibile quello. Ottimo.
Ottimo, questa mi è piaciuta. Mi ha bruciato per bene. Sto stronzo. Ecco che volevo buttarmi. No! Anche perché bionda non stavi bene, Ale. Allora. Muori, dai. Niente, oh. Si sta massacrando comunque. Allora, facciamo 3. Facciamo 4. Tanto che è inutile, diventi invisibile, ti colpisco comunque. Aia. Dai, quanto vuoi durare ancora? Devo migliorare, lo so, devi migliorare, non serve un cazzo. Magari qualche scommessa persa. Non mica faccio scommesse con Alessia. È brutta persona, figurati si mette a fare le scommesse con Alessia. Stavo per dire pure che il biondo non ti donava, meglio castana, no, no, meglio rosso. Assolutamente. Se proprio devo scegliere. Però tra castana e bionda, sì, ok, meglio castana. Che ti ho fatto, Pimpi? Cioè, si arrabbiata con me per quale dei tanti motivi? Allora, altra battaglia, armi, vabbè, non ci interessa. Veramente Alessia che deve scegliere il colore, ma dettagli, dettagli che deve scegliere. Tanto ormai è rossa, quindi cioè, basta non fare niente. Come ha perso la linea? No, aspetta. Ah, ok, questo serve da un'altra parte. Ok, ma stiamo andando dei ricordi. Perché siamo nei ricordi? Ah, cioè, hai perso la linea e ce l'hai con me. Non ho capito, Pimpi, perché ce l'hai con me? Cioè, perché si arrabbia con me? Schiva addirittura, ci abbiamo la B, usiamola. Mi ha fatto tutto sto danno. Ah. Poi ci rispondo. Non ho avuto tempo oggi pomeriggio. Ma poi ti ha risposto Emiliano, no? Vediamo. Vabbè, usiamolo qua, tanto. Ma solo questo? Sì. Perfetto.
uno. Ciao. Allora, uno. Comunque col fuoco gli faccio molto più danno rispetto al fulmine. Il fulmine è ottimo per togliergli lo scudo. Vai, dai che facciamo tutte salsicce. Che alla brace è tutto più buono. Non ti girare. Bravissimo. Ottimo. Sì, mi ha risposto Milano. Si aspetto te. Già la seconda volta negli ultimi giorni che ti hai detto nulla. Una volta in crescita. Mandagli in privato, ma non vuole. No, ma in gruppo. Che lo mandi, glielo in privato. Esatto, forse il criceto un po' di più, si scorda spesso. No, io non mi scordo niente. È che non ho avuto tempo oggi. Ma perché sono tornato indietro? Infatti, perché sono tornato? Perché mi ha fatto tornare indietro? Quindi non dovevo tornare indietro. Cosa non ti sembra? Ah, dove cavolo devo andare allora? Allora, c'è un coso verde comunque qua che dobbiamo prendere. Ok, da qua dietro. Ok. Allora, questo lo devo fare. No, lo guardavo bene. Mo' sì che si ragiona. No, già è finito il viaggio. Ma dai. Ah, questa è un'altra storia di questa Alice. Vediamo un po' cosa succede. Cosa ci succede. No, ecco com'è diventata estraneo. Ah no, l'ha salvato. L'ha salvata Karen. Capisco. Questo è più potente degli altri, meglio ripiegare e riorganizzarsi. Oh cazzo. Stai bene? Sì. Vabbè, grazie per avermi salvato. Si sta emozionando. Tieni alta la guardia, stupida. Pure. Hai ragione, scusa. Con queste. Quante volte sono che mi hai salvato la vita? Che mi hai salvato la vita? Non tengo mica il conto. State bene? Bene, mi sembrate tutti interi. Sì, questa testa di rapa stava per fare un mezzo disastro, ci ho pensato io. Ecco che fa di nuovo il duro. Devi stare più attento, sei ferito. Cosa? Mi dispiace, ti sei ferito per colpa mia. Fammi dare un'occhiata. È solo un graffio. Alice è stanca. Stai con lei, Fubuki. Vado a vedere come se la cavano le altre squadre. Dovremmo radunare tutto il plotone se vogliamo uccidere quell'estraneo. Ma io mi ricordo. Ehi, Karen. Sì, Keira. È sparito. Anche quello che deve che ha a che fare con Karen.
questo campo, forse ad loro generarlo. Ma io non ho capito una cosa. Cioè, ora ve lo dico. Per evitare che qualcuno gli si avvicinasse, anche se fosse così, perché puoi mostrarci questi ricordi? Avrebbe più senso se volessi tenerli nascosti. Infatti, perché stiamo vedendo i suoi ricordi? Concordo, mio fratello non parla quasi mai di se stesso. Non gli è mai piaciuto. Probabilmente i ricordi sono mischiati l'uno con l'altro a livello inconscio. Eccola lì, che spiega. Io mi ricordo che sta Alice era la ragazza di Fubuki. O mi ricordo io male? Che loro si ricordavano e che stava in squadra sia con Kara che con Fubuki, però era la tizia di Fubuki, non di Karen. Io sono morto. Oh, ciao Vale. Com'è che faccio? Entro io e muori. No, non sono morto. Non ancora almeno. Però, visto che mi porti sfiga pure tu. Oh. No. No, sto morendo. Sto morendo. Sto morendo. Cioè, non gli ho fatto niente. Cioè, veramente sono morto. Colpa tua, Ginei, colpa tua. Colpa tua, riprova. Ma diventa super forte. Chi, Alessia? Chi è che diventa super forte? Sono venuto a darvi una mano e insultare il capo. Giustamente, mancavano, guarda. Allora, facciamo la B direttamente a questo giro. Ok. Ok, vediamo un po' se gli facciamo un po' di danno a questo. Già sono morto! Allucinante! Allucinante. Una mano in più è sempre gradita. Ah, cazzo. Cioè, io ti faccio i complimenti, Alessia, e tu mi tratti sempre di merda. Va bene. Me ne segno tutto questo. Allora. Sì, ma io come faccio? Allora, creiamoci sempre la B. Però a sto giro voglio fare. Rallentiamo il tempo. Non lo posso rallentare qua dentro. Ok. No, non posso fare niente. Lo posso lanciare da lontano. Cioè, che danni che mi fanno questi? Allora, Q. 5. Dai, però non ti puoi fermare così. Facciamo 5. Ok. Ecco. B. Dai, ce ne usciamo da qua dentro, eh? Mi fermo ogni 5 secondi qua dentro. Sì, ne.
Allora, 3, 1. No, c'è quello che era quasi morto. Muori, dai. Sì. Ma come cazzo fa a colpirmi sempre? Dai, che macello sto facendo, manco muore. Dai che sei morto pure tu. Ok, ci siamo tolti. Allora, 5. Ma noi abbiamo un qualcosa lì che dovrebbe esplodere, no? Sta cosa, no? Non esplode? D. Ehi, D. No. S. Ok. Ora facciamo un bel 3, 1. Eccola lì la G. Vabbè. Se mi sa che lo battiamo senza la G. Come non detto, ciao. Ok. Ce la siamo vista grigio verde però. Ehi, quanto avete scritto? Sono super vermoni, usa lo sparafrecciato di Man in Black. Sarà una 90, lo è, e taggatelo su Telegram. Sarà in ritardo, arriverà, suppongo, meglio tardi che mai. Ma che è il tipo fashion che compare? Quello là, quale? Karen, dici? Ah sì, e poi si è abituato ai ritardi di Ante e a quanto pare in orario. Si ne dice delle tue parti stasera. E delle tue parti stasera. Karen è il cattivo comunque. Cioè il cattivo è il fratello di uno che sta con noi, però è quello che ci vuole praticamente mettere i bastoni tra le ruote, perché chissà che cavolo vuole fare. Vuole tipo salvare l'amichetta del cuore. Abbiamo un'altra abilità. Allora, 3. G. E le amichette portano guai. Cos'è G? Mi fa attaccare sempre questo. Ha deciso che vuole attaccare a questo. Va bene. Ok, uno è andato. G. Perfetto. No, ora sembra una puntata di te. Oh, ma perché sto morendo? Eccolo lì. Mo ti butto con la pala meccanica addosso, guarda. Fai il figo mo con la pala meccanica addosso, stronzo. Allentiamo il tempo, andiamo dietro.
Muori, dai, 3 ore. Eccolo lì il rubinetto. Cazzo. No. No, ho colpito l'altro, quello sbagliato. Vabbè, 3. 1. Eccolo, apri il rubinetto. Ah, stronzo. Eccolo, 4. Non gli ho tolto ancora niente a questo di vita. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma sì, ragazzi. Cioè, non è perché voi siete di una certa regione bruttissima, secondaria, che mai nessuno calcola. Dai. No, ho premuto B. Mannaccia a me. Cazzo di B vicino alla B. Dove sta la renna? Eccola lì. Dai, che è morto. Che cavolo fai? Ecco fatto. Adesso muori subito. È malissimo. No, no, no. Ma ti è pure si salentina. Cioè, metà salentina. Cioè. Cioè, perde punti su sto fatto. Anche perché l'altra metà non è campana, ma è marchigiana. Anche se lei si atteggia di essere campana. Io in Abruzzo. Sì, ma sei marchigiano lo stesso, da sempre, lo sai, no? Allora. Z qui su. Sei interamente marchigiana, praticamente. E lo salviamo. Andiamo avanti. Sì, ma boh, non capisco qua. Sto morendo. Ora. Me la magno la marchigiana. Sembra mangiare. Mica vuoi sapere tu le tue cose, le sai il boss e basta. Esatto. Concordo. Ok, terzo livello. Ho letto l'oroscopo senza mutande. Che senso senza mutande? Farò come la tipa del Drevin. Vabbè, non sto seguendo, quindi. Lei non. Legge su Telegram. Anzi, qua siamo in diretta. Leggi su Telegram. Io non lo so. Cioè, qua stiamo facendo cose serie. Stiamo sconfiggendo gli estranei dal mondo per salvare il mondo. Voi pensate a cazzeggiare all'oroscopo. Cioè.
G. Bang, G, bang. Mi sono sagittario. Sì, ma come faccio? Devo rallentare per forza il tempo contro questo. Ok, vieni qua. Andiamo la B. No, non muoio, non muoio. Solo rari rari casi, eccolo là. Il tipo che viene da sottoterra. Vai. Eccolo lì, da dietro sto stronzo. No, ti pareva non prendevo l'obiettivo ora. No. Non c'è nessuna G. Eccola qua la G. Ah, non c'ho il coso. Bene. Allora facciamo con l'uno. Perché reagisci? Perché? Perché papà? Perché? Eccolo là, uno è andato. Perfetto. Ok. No, ma mi ha colpito lo stesso. No, non mi ha colpito. Allora, 3. G. Perfetto. Ho visto le tue foto su TG, pensavo avessi le date dei miei studenti. Sì, ma perché giusto perché è rossa, diglielo pure tu che è rossa sta meglio. Cioè a me non si fida di me. Ma solo per quello. Che cazzo di creme usi? Come che creme? Cioè, praticamente stai dicendo che sei vecchia, però usando creme, quindi ti appari. Ma se mi stai antipatica. Devi capire anche una cosa, Alessia, che le f che fa sono puzzette, in realtà. Quindi stai attenta quando le stai vicino. Ok, G. Ah, che stronzo, si abbassa comunque. Si abbassa comunque la gonna, guarda. Cioè subito lui. Allora mi serve la R, la L3. Ok, via. Sì, Alessia, perché ti sfottano, è normale, è palese. Guarda che mi bombarda pure. Sì, infatti è lampadario praticamente.
Regola d'arte dovrebbe essere un animale. Che tipo di animale può essere? Arigato. Dai, si carica. Prego. Ok, sì. 42, anche lei 42, tutti, anzi no, 52. Se 31, non ci crede nessuno, Alessia, non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno. Muori. Oh, non gli ho fatto niente, nemmeno con tutto sto ambaradam. Ma di butto proprio sto coso appresso. Ahia. Ma non vale così a sputarmi addosso, però, eh. Ok, quindi ci dobbiamo avvicinare. No, ma cioè, sono nascosto qua dietro. Allora, facciamo tre. Facciamo uno. Vediamo se fa il figo ora. E uno è andato. Qui. Boom. Ok. Cioè, vi sto perdendo comunque io. Fede, mi stai sembrando un criceto scemo. Cioè? Secondo te lo compio io, forse confondi. È confuso di natura, è un provolone. Sì, qualche altra cosa. Che cazzo stai dicendo? Mi fai diventare volgare. Infatti, che ha detto Wimpy? Che compie 52 anni. Vuol dire che è un formaggio. Allora, acquisto. Sì, sono nato in un bellissimo anno, quindi ne faccio 52. Questo dici tu che è un bellissimo anno, cioè, è tutto da confutare queste cose. Adesso voglio sapere la tua di crema. Non le sopporto le creme. Ok. Andiamo avanti. No, cioè, così non vale però, eh. Cioè, io entro qua e mi sputate addosso. Cioè, ma che è tutta sta confidenza? Cioè, che è sta confidenza? Ok, devo far caricare la cosa. Ma no, la faccio caricare. Facciamo 3, 1, ok, G,
Siamo a quello strato. Che minchia di Deo sei se non ti ricordi che hai creato negli anni 70? È un provolone, non un Deo, anzi, cresceto, niente più. Quando dico 69, tutti dicono che è un bell'anno. Ma, queste cose scontate, Deo. Queste battute scontatissime. Comunque negli anni 70 non ho creato niente quindi, di importante che mi possa ricordare. Quindi. Allora facciamo 3. Facciamo 1. Ok, togliamoci subito. Perfetto, andiamo su quest'altro, veloce. Ok, G. Perfetto, andiamo sull'ultimo. Ok. Banga. E torniamo sempre su quel discorso là, Alessia, sempre su quello. È brutte persone che si è scontate, tra l'altro. Eccola lì. Io credo di essere cara, io non sono in saldo. Mamma, tutto da vedere, tutto da vedere. Ok, l'ho buttato pure giù a questo. Ok, G anche quest'altro. No, sta abbassato. 5. Crescete inizia a svalvolare. Allora 5. No, ma che. Cioè, da dove sei uscito tu? Questo di coccodrilli di oggi. Cioè, guardalo lì, oh. Ok, devo buttare giù prima con la pianta, mi sa però. Infatti. Facciamo 3. Ce la facciamo. Ok, così ce la togliamo dalle scale. Salviamo pure a quest'altra che sta sempre moribonda. Ok. Vai. Ora distruggiamo a sto tizio. No, mi ha colpito! Che palle che va sott'acqua questo! Ora 4. Ok,
eliminato almeno, dai. G dovrebbe morire. Se continuiamo a scrivere questo gioco non lo finiamo più. Stasera ha deciso di leggere, stasera è distratto, gli diamo del filo da torcere. La devi venire più spesso così legge. Perché di solito non legge, no, di solito non leggo, quindi è colpa tua. Io mi ricordo che ai tempi inizialmente quando lo seguivo leggeva molto. Dipende da cosa faccio, se gioco a Empire sì. Ma se gioco qua, cioè, vengono questi mostri senza senso. Allora, 3. Cioè? Cioè? Dove cazzo stanno? Ok, 1. Ciao. Poi. No, lo colpisco pure se è rapido. Ok. Facciamo 3. Facciamo 1. G. Dai, riprenditi. Sempre a nascondersi. Lo facciamo col 3. Se vuoi fare il figo. Ok, giro. Che fai? No, ma non vale buttarmi tutta roba addosso. Solo io posso. Facendo niente, non gli sto facendo niente a questo. Vabbè. Ok, allora abbiamo le G, sfruttiamole. Eccolo. L'ho sfruttato proprio che cazzo. No, non puoi andare sotto, cioè, proprio quando c'ho qualcosa in mano. Madonna. Ma questa non è la stanza di dove stava Naomi. Naomi si chiamava, o Noemi. Naomi. Io parlo di aprile-maggio, però c'erano persone che ora non leggo da un po', tipo. Chi è che leggevi prima, Alessia? Riducibile che lo sopportiamo ancora siamo io, Tris, Nano e Johnny, che spesso non scrive ma legge tutto. Johnny, cioè se ci sei, batti un colpo. Ok. Vabbè, ma io se ne prendo di più, che succede? Ah, 10 al massimo. Gelatina superiore, iniziamo a portarci pure qualcuno in più. Vabbè, dai. Salviamo.
fra Irene Vecchiarella. Vabbè, Vecchiarella è sparita. Irene, colpa tua. Pure Tommy è sparito, sì. Pure Tommy, effettivamente. Irene colpa. Eh certo, è colpa tua. Mica tua. Tommy nel gruppo delle voci ci legge, ma non risponde. Boh. Boh. Dove siamo adesso? Non sembra che ci stiamo avviando. Boh, non ho capito. Guardate quanto è grande questo posto. Come si fa a generare un campo tanto enorme? Questo campo neurale sembra molto più grande di quello che potrebbe generare un singolo psionico. Sì, ho visto che ha cambiato colore. Praticamente si guarda più in diretta ora. Cos'è quello? Che è sto coso? Che non è manco pimpiretta, però vabbè, avete capito. No, io la vedo viola. Poi magari aggiorno. Anzi, aggiorno adesso. Aggiorno. Non te lo stanno parlando. Ma che è? Ah, questo è quello super troppo forte. Nessun danno. Come? Deve avere un punto debole, ma qual è il punto debole? Dietro, quindi. Quindi se facciamo questo, facciamo uno. Ecco che si incazza. Nessun danno, capiamo. Ecco, lo sapevo io. Lo sapevo io. Lo scudo praticamente mi fa fare nessun danno. Quindi devo fare come ho fatto prima, appena si ricarica l'energia. Ma ci sputa addosso. Aia. Meno male. Allora facciamo tre. Facciamo uno. Addirittura ciò. Ah, questa è stata bella, dai. No, che sta facendo? Lo facciamo 3, 1. Danno, no, andiamo di qua. No, di nuovo. Dai, si carica sta cosa. Ecco, tre.
Eccolo qua. Questo era il super figo boss, dai. Ecco, non è finito, lo sapevo, non dovevo parlare. Ah no. Ma dove siamo? Sì, ma non me lo vedo come estraneo. Oh, eccolo qua di nuovo. Detto che era troppo facile. Ma perché non mi sto zitto? Cioè. Allora, 3. 4. Poi questo sarebbe un elefante, vedi? Ma che... La nebbia! Allora, mi serve la 2 qua. Ok. Dove sono? Eccolo lì. Faccio la X, faccio 1. Ah, G. Ma che gli ho fatto? I numeri. Vediamo se muore questo, riviene. Di nuovo. Va bene. Allora, facciamo X, facciamo 3. Via. Almeno gli facciamo danno, dai. Ahia, questa era pesante però. Bomba. Ok. Facciamo 3. Scappa! Non si usa scappare. Eccolo qua, fulminato. Facciamo con l'uno. Ah, mi ha dato uno schiaffo. Cioè, l'ho sentito fino a casa. E infatti i due tizi sono morti là a terra. E devo fare tutto io, sempre tutto io devo fare. Ma che mi riporto a fare presto? Ce la facciamo a colpirlo? No. Ma sei morto, ma perché resisti alla morte? Perché? Ecco, ora muoio io. Lo sapevo io, guarda. Cioè, assurdo. 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 Oh, devo battere tutto da capo. Ma questo, sto filmato l'abbiamo già visto? Sì, l'abbiamo già visto. Ah, che palle. 1, 3. Sì, ma era morto, mancava uno sputo. Non ho capito perché non gliel'ha tolto quello sputo. Non ho schivato lo stesso. Thank you.
vabbè, va. Tutti bravi col mare a favore. Non gli faccio niente così. Non gli faccio niente col fulmine. Però se faccio due, gli buttiamo questo. Ce la faccio. Tu spara l'acqua, non ti girare, guarda avanti. Bellissimo, abbiamo pure il coso. 3 1 stronzo. Arriva. Dovrebbe di stanno a terra moribondi, ovviamente. Ovviamente. Ora da capo, eh sì, da capo, non ne ho letto prima. Allora, 3. Si è bruciato e dovresti morire. E uno è andato. Perfetto. Andiamo a salvarsi due. No, salviamo prima questo. Questo mi fa la nebbia. Ok, la nebbia, quindi facciamo due, facciamo X. Facciamo ancora due, non l'abbiamo finito. Giro, giro, tondo, sperando che non ci becca. Dai. Allora, due. Dove sta? Eccolo. Andiamo la B di questo. Dai, che sei quasi morto, però. Che palle. Questo cazzo di fumo. Eccolo. E due fatti, quindi cambiamo questa cosa qui. Ok, media.
No, non posso salvare, i boss sono sempre così. Devo semplicemente stare attento, perché prima alla fine l'ho battuto, non è che è impossibile da battere. Lo colpissi però. Ok, ci abbiamo la B di questa. Cioè questo, cioè ha fatto tutto sto casino per non togliergli nulla. Ciao. Per un pelo si salva lui. Per un pelo. Ok, facciamo 3. Facciamo 1. No, ho fatto 2, cazzo. Ah dai, non morite sempre, ogni 5 secondi state a morire, dai. Pure mi ha colpito. Oppure mi aveva colpito. Dai che si è riempita la barra, dai. Facciamo 1. Ma che stronzo, no? B. No, ma perché premo sta B di merda? Che la consumi utilmente. Vaffanculo a me. Questo lo batto pure senza niente. Guarda. Eccolo lì. Ma vaffanculo. È in pratica è un potenziamento della mia abilità. È una sorta di buco nero in cui i miei poteri sono amplificati e quindi faccio molto più danno. E lo posso fare solo dopo un tot di tempo che si è potenziato il mio potere praticamente. Ah, un altro ce n'è. Ovviamente. Cioè. E io ho consumato la B per la stronzata. Era forte da solo, ma non credevo che avrebbe fatto qualcosa del genere. Dobbiamo davvero sconfiggere un strano così forte. Ma voi che cavolo parlate a fare che state sempre a morire? Cioè, io lo devo battere. Sì, il campo neurale, esatto, non mi veniva il nome. Ecco. Cioè non gli ho fatto nulla. Ah, ora c'ha tutti i tre poteri. C'ha lo scudo. C'ha lo scudo, c'ha il vento tagliente e penso che abbia pure una nebbia. Come tutti e tre insieme. Infatti ecco l'acqua. Però aspetta, posso pure salvarlo. Dai, che ce la facciamo? Ok. Devo rischiare anche la mia vita per salvare loro. Non lo so, eh. Cioè quell'altro pure sta morendo. L'altro. Non gli faccio nulla di danno. Assolutamente nulla gli faccio. Andiamo a salvare questo.
Mo ti ho ripreso, già stai a terra che stai morendo. Dai, si ricarica solo. E sta a terra di nuovo. Vabbè. Allora, 3, 1. Lo sapevo io che faceva sta cagata, ma questo. Oh, l'ho buttato a terra. No, già è finito il coso. Via. Che botta. E i due muoiono. E i due muoiono. Sono spara pure. Ok, andiamoci più vicino, facciamo 3, facciamo 1. Per poco, ma lo salva, anzi la salva. Amica, vediamo di darci una mossa, dai. Fate qualcosa anche voi. Quella non la posso salvare perché giustamente ha fatto il coso proprio là vicino. Quindi facciamo un bel 3. Facciamo un bel 1. No, no, no. Non sparare. Oh, ha fatto qualcosa nella sua vita quella. Nessun danno, perché nessun... Tu sei viva? Sì. Ma perché ti metti nell'acqua? Si allontana come se non ci fosse domani. E invece i due ebeti si fanno colpire là vicino. Vabbè. No, no, ma bravi, eh. Siete proprio bravi. Facendo fumo, fanculo a lui. Facciamo X2. Non mi dà il tempo. Facciamo 3, andiamogli dietro, 1, allora. Sì, ma c'è l'acqua, perché andate nell'acqua che vi fa danno? Cioè, non capisco. Allora,
Mo' muoiono di nuovo. Tutte e due a terra, bravissimi. No, no, ma bravissimi. Continuate così, stanno facendo un ottimo lavoro. Lo dovrei far allontanare e mi dovrebbe fare tipo il fuoco ora, dai. Cioè il fuoco, l'acqua. No, questo però. Vieni qua giù. Ma fai sta bolla d'acqua? No. Ho fatto la finta. Ho fatto la finta che se ne andava. Dai, dai, dai. Dai che non mi colpisce, dai che non mi colpisce. Grandissimo. Ecco. L'idiota invece si fa colpire. Ok, abbiamo la B. Facciamo. Faccio un po' di danno a questo qua. Ok, ora c'è la mia abilità. Vediamo un po' se gli facciamo un po' più di danni. 3, 1. Si è addormentata Alessia. Alessia, ci sei? Già partita. Dai, che l'ho quasi sconfitto questo però, dai. Come sì, come sì? Ah, sì, ci sei, no? Che stai dormendo. Come quasi? Se scompare, se no non puoi scomparire. Sei obbligata ora a restare. Senza di te non lo finisco sto gioco, quindi non puoi dormire. Allora, facciamo 3. Facciamo qua 1, 4. Dai. Nessun danno, li ripara tutti. E questo là. Quei due morti là a terra. Allora, 3. 1. Questo mi fa male. Dove stanno i tizi da salvare? Dai, ce la facciamo. Ok. Sto bene, sono abbassato la guardia. Cioè, sei abbassato la guardia da quando ti conosco. Praticamente. Dai, che ce la facciamo? Devo fare qua. E ora facciamo un bel 3 e un bel 1. Andiamo da dietro. Continuiamo a colpirlo pure. Bravissimo, dai che abbiamo anche la B del tipo.
scherzando, scappa, scappa. Niente. Ok. G. È una mossa speciale di uno dei miei sei amici. Esce in basso premendo la V in quel momento, mi fa una mossa speciale dei miei amici. Ce l'abbiamo fatta, era proprio l'estraneo del suo ricordo. Sarà stata una coincidenza? La G è quando praticamente gli faccio esplodere la testa, è la mossa finale, la combo finale. Esce quando l'ho quasi battuto il mostro. Ha senso se questo campo è stato generato da Karen. Deve essere stato il ricordo in cui proteggeva Alice e influenzava la realtà. E allora restare ancora qui potrebbe essere pericoloso. Sì, dobbiamo sbrigarci. A quanto pare il campo si estende anche più avanti. E comunque perché sono le lettere che devo premere. In realtà non è che siamo nella V e la G, lo dico io per ricordarmi. Sì, ma questo dobbiamo combattere contro Karen. Ma questo dobbiamo combattere ancora contro Karen. Quindi ci sarà ancora il boss super finale. Ma sicuro? Qua ci possiamo pure fregarcene. Vediamo se dobbiamo combattere per forza. Cazzo. C'è il rinoceronte, l'unicorno. Però abbiamo questo. Vediamo il treno, li dovrei investire tutti. No, l'unicorno è scappato. Ma che stronzo. Ma ce ne possiamo andare senza combattere? Sì, possiamo farlo. Ok. Cioè, oddio, un parolone perché non mi fa salvare. Dai, che ce ne andiamo. Ma che roba è? Ah, siamo nella città di Seiran. Ok. Oh, manco mi fa salvare però, eh. Dai che devo comprare pure le cose. Cioè, guarda, questo cazzo l'abbiamo combinato. Con la mascherina, le corna e lo zaino da poppante. Anzi, come l'avete combinato? E 10 5 a posto, superiore 3. Vai, compra tutto. Vabbè, non ci interessa nient'altro. Salviamo. Uff. Vedete, lo finiamo, ragazzi. Hai scelto tutto tu, non hai chiesto nulla a noi. Cioè, bella sta scusa, Tris, bella. Resistete per finirlo. E se no lo finiamo domani. Che dite? Facciamo la B subito. Così. Credo che Alessia dorma. È proprio una brutta persona Alessia. No, non è il boss finale questo, ma ci dobbiamo arrivare. Penso che a breve arriveremo al boss finale. Però possiamo farlo anche domani volendo, perché comunque... Oh cazzo che è su... Ah, ok, quei cosi giganti. Sto morendo.
Cioè, almeno non credo che sia il boss finale. Eggi, dai. Niente. La fai prendere, sì. Ok. B. No, siamo addirittura ancora qui. Ma siamo al Togetsu, ma che cavolo di ricordi stiamo facendo, madonna. Posso evitarli? No, si mi colpiscono. Allora, però una cosa c'ho. Da mettere un attimo due punti abilità. Mappa neurale, infatti 30 punti abilità. Allora. Questo sicuramente. Ci ha preso lui il 5% di attacco. Ma finiamo tutto così. Allora vogliamo aumentare pure questo di 5 secondi. Non ce la faccio, ne ho 3. Ok. Quindi non mi avete risposto comunque. Lo finiamo adesso? Però dillo che ti stai addormentando, eh. Sì, ma questi che vogliono da me? Non lo so, eh. Come all'improvviso, vabbè, me lo senti che ti stai addormentando. Allora, 3. Amore questo, madonna. Allora, 3. Sì, finiamo, cioè al prossimo salvataggio mi fermo. Anche perché il boss sarà abbastanza lungo da fare. Se ci sarà un boss. Eccolo qua, il salvataggio. Quindi ci fermiamo qui, ragazzi. Morirei tante volte, sì, anche quello. Salviamo. Volevo dire una cosa. Attimo una cosa.
Qua possiamo passare anche senza. Ehi, mamma mia. Infatti, come immaginavo, ci stanno altri cosi qua. Vabbè, dai. E poi dobbiamo andare dentro con la struttura. Ok. Ci fermiamo qua che è meglio, ragazzi. Allora, per chi sta guardando questo video su YouTube in differita, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci in diretta su Twitch, perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 23 con varie dirette extra che possiamo... No, cavolo. Il filo sotto la sedia, non si può vedere. Vedete, vero? Mi sentite? Sì, ma è lunga, Pimpi. Ah, solo per quello. Facciamo con calma domani, perché domani comunque faremo due dirette, ragazzi. Faremo comunque due dirette domani, quindi ci abbiamo il tempo. Sicuramente iniziamo, o meglio, riprendiamo anche l'altro gioco che abbiamo rimasto in sospeso, sicuramente, quindi. Se non succede niente, domani ore 18, ore 18, 20 e poi facciamo 21, 20, 23 come solito. Ok? No, riprendiamo il preferito di Johnny, che non l'abbiamo proprio... Che non l'abbiamo... Come si chiamava? The Devil Within, giusto? Che ne abbiamo due da fare, tra l'altro, di quelli. Due. Che manco il primo abbiamo finito. Ori lo riprendiamo... Boh, magari quello dopo. Non so, è un po' stressante Ori. Cioè, non sono tanto convinto di continuare a breve. Evil Within, ok, quello. Riprendiamo quello. Allora, ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia e vi do appuntamento a domani. Buonanotte, ragazzi. A domani.